Ciao ragazzi, yeah! Ben ritrovati sul canale Davide Chiara Channel. Oggi in questo video che mi avete chiesto in tanti, la mia morning routine. Yeah! Ora procediamo. Sì, questa è una macchinetta per capelli, ma la uso per accorciare la barba. Ora gli do una spazzolata sul lavandino, perché per terra sennò bisogna scopare inutilmente. Gli ho dato una bella pulita. La mia morning routine inizia così. Buongiorno, amore mio. Buongiorno, amore mio. Yeah, con questo bel bacetto si inizia. Ciao, ciao. Allora, prima di fare la barba, facciamo lavaggio denti, che è la cosa più importante al mattino, prima di svegliarsi. Ci si sveglia, io faccio prima una bella lavata di denti col mio spazzolino, copro il spazzolino, andiamo a svitare, abbondiamo con lo spazzolino, con il dentifricio, diamo una bella sciacquatina sotto l'acqua. Ora vado a sciacquare. Lavaggio fatto. Riposiamo lo spazzolino al suo posto. Uso una macchinetta perché, vi ripeto, la mia è dura, quindi se uso direttamente la lametta mi faccio veramente male e mi irrito la pelle. Quindi iniziamo. Accensione macchinetta. Iniziamo a accorciarla. Come vedete, passando piano, andiamo ad accorciarla bene. Sentite il rumore quando vado sulla punta dove la barba è dura? Che cambia rumore? Vedete, è talmente dura che fa fatica anche levarsi. Il grosso l'abbiamo tolto. Ora andiamo a pulire la macchinetta col pennello, in modo che non ci sono residui di peli di barba sulla macchinetta, che va avanti a tagliare bene. Sarebbe meglio una macchinetta da barba, però la uso solo per la barba, questa, anche se dei capelli, ma dettagli, come dice mia moglie. Ora io sono abituato ad usare Gillette, questo è il gel Gillette da barba, con la lametta della Gillette, ma quella nuova, quella Kerotia, guardate, bellissima, è comoda, io la raccomando. Prima passata di schiuma da barba gel. Scusate, ma devo inquadrarmi un po' allo specchio prima che faccio qualche disastro. Caduta un po' sulla maglietta, ma non è un problema perché è una maglietta da lavare.
Io naturalmente faccio sempre, sono sempre stato abituato a fare due passate, però direttamente non pelo e poi contropelo, faccio due volte il pelo e poi in una botta sola faccio direttamente contropelo. In modo che proprio diventa la pelle bella liscia. Ora iniziamo. Vedete, questa è talmente bella che scivola e faccio talmente delicato che non sento dolore. Se non usassi la macchinetta per accorciarla, inizierei a sentire dolore, perché la barba è dura. Quando mi capita di farla la sera, che al mattino mi devo svegliare presto per il lavoro, credetemi che fa male cani. Guardate come scorre bene. Non è tanto quello il problema. Il problema è radersi piano piano senza tagliarsi, perché si sa che le lamette tagliano. Poi queste qua della Gillette sono veramente eccezionali, che le uso da anni, tagliano bene. Una volta addirittura con la lametta della Gillette, la Mach 3 Turbo, mi è scappata la mano sul labbro, sono dovuto andare a pronto soccorso perché il labbro è una parte delicata, non si fermava sangue, perché accidentalmente ho calcato troppo sul labbro e sono dovuto andare a pronto soccorso. Sentite come dura qua. Importante è fare piano. Sono parti delicate qua. Si sparisco perché sto sciacquando la lametta, naturalmente. La seconda passata, che due passate sono sufficienti. Anche perché con questa seconda passata la pelle si ammorbidisce ancora di più. E quindi radersi è ancora meglio. Devo ogni tanto girarmi allo specchio perché non sono abituato così. Poi facciamo uscire come una sciacquatina di faccia dopo. Come ripeto, salto. Adesso la lametta scorre meglio perché viene tutto grosso. Ogni volta fa la barba proprio. Io la faccio una volta alla settimana perché mi secca farla tutti i giorni. Oppure farla un giorno sì, un giorno no, come fa mio padre. Io la faccio direttamente una volta alla settimana. Faccio sempre questa procedura, almeno che non ci sono occasioni importanti, allora la si fa al momento. Poi io, avendo la pelle delicata,
E la barba grossa, sentite? Sembra che c'ho la carta vetrata. Vado a fare piano. Sì, perché se no mi irrito. Mi irrita tutta la pelle. Sentite? Ora mi do una sciacquatina e poi facciamo tutto il contropelo. Ora senza asciugare la faccia, diamo l'ultima pulita alla lametta e ora procediamo con il contropelo. Che questa è una parte importante per toglierla del tutto. Vedete come scorre già? Perché praticamente è sparita tutta. Come potete vedere, mi devo guardare un attimo allo specchio perché il contropelo ho fatto bene. Non sono abituato così a fare la barba, però me l'avete chiesto e io l'ho fatto. Scusate, ma devo guardare anche lo specchio ogni tanto. Bene, ora vado a toccarmi un attimino. Sì, l'ho eliminata. Ora mi do una sciacquata alla lametta, arrivo subito. Allora, denti lavati, barba fatta. Ora non mi rimane che buttarmi sotto la doccia. E così ci vediamo dopo, così vi faccio vedere che metto anche il dopo barba, mi asciugo i capelli. Eccomi qua di nuovo, sono uscito dalla doccia, mi sono messo il pigiama, dato che oggi non si esce. Adesso andiamo a fonare i capelli. Senza spazzolo lo faccio. Asciugatura fatta, ora andiamo a fare l'ultimo tocco finale che è il dopo barba. Essenziale dopo che si fa la barba, non serve esagerare, è giusto una punta. Così idratiamo la pelle. E voilà. Un'asciugatina di mani. Giusto perché sennò si appiccica un pochettino. Bene. Io ho finito. Vi ringrazio a tutti. Spero che il video vi sia piaciuto, vi abbia tenuto un po' in compagnia. Grazie agli iscritti, grazie ai nuovi iscritti, spero che vi iscriverete sempre di più. E niente, alla prossima. Yeah, ciao ciao.